l'inquisitore. Della banda catturata mentre fuggiva dal veglione dei Grimaldi, eccellenza. Non ha ancora parlato. Il nome e il nascondiglio dell'uomo noto come il ladro di Venezia. O dovremo segnare questa vostra pelle candida? Ti rapini in una settimana a danno di miei amici e seguaci. Raddoppiato le guardie e abbiamo rastrellato Venezia. Parlerai adesso? Ha perduto i sensi, eccellenza. Forse con un po' d'acqua si riavrà. Stupida sgualdrina! Dici che è il ladro di Venezia! Basta per ora. Voglio che rimanga in vita. Interrogatela di nuovo fra due ore. Se rifiuterà di parlare, provate altri mezzi. Non si spara mai nulla da questi marrani. Presto interrogheremo il ladro in persona. Ho in programma una festicciola per annunciare il mio fidanzamento con donna Francesca. Già, si parla molto del valore delle gemme che le porterete. Con lo zucchero si acchiappano più mosche che con l'acciaio. Le mosche stanno ronzando, eccellenza. Molte riunioni segrete a Venezia nel nome di Lombardi. Ronzino pure. Il mio matrimonio tarperà loro le ali. L'ho trovata nel giardino dei Grimaldi. Bel colpo, Lorenzo. Ora i nostri inviati potranno tramutare il vostro oro in polvere e piombo. Ma ci è costato, Tina. Non c'è vittoria senza sacrificio. Andrò io a liberarla. Alfiere. Sta cercando di dirti che ci lascerai la pelle. Non è possibile penetrare nella prigione senza un intero esercito. È vero, Lorenzo. L'unica chiave è l'oro. L'oro e l'astuzia. Garbia annuncerà il suo matrimonio a Palazzo Disani domani sera. A Palazzo Disani? Ecco una buona occasione. Per sgraffignare qualche bel gioiello? No, qualcosa di meglio. Tutto tranquillo? Tutto tranquillo. A buona guardia, il ladro è astuto. Nicolò, che alcune sentinelle siano viste andar via, voglio che pensi che ci siamo tranquillizzati. Sì, eccellenza. Di che se ne vadano ostentatamente. Tieni le altre nascoste. È una finestra con delle sbarre che possono essere facilmente tolte. Conduce nel passaggio segreto. Ecco. Gli altri.
altri tengano la barca pronta. Devo lasciarvi anch'io. Ma mi lasciate questo? E io che posso donarvi? La vostra mano. Il giorno di San Vito. Io lascerei aperto. Tela! In una casa si dovrebbe cambiare aria dopo l'uscita di Garbia. Ho tagliato il cordone. Chi siete? Il ladro. Ma come siete entrato? Dal mio ingresso privato. Non ero stato invitato, donna Francesca. Mi conoscete? Ma certo, raccolgo sempre notizie sulle persone da visitare. Un ladro deve essere ben informato. Perdonatemi, ma non è cortese sfuggire i propri ospiti. Posso chiedervi di sollevare un po' la gonna? Rosa piena di spine, eh? Ora datemi gioielli e finiamola. E li rubate? Il capo inquisitore vi appiccherà più in alto del campanile. Vi occorrerà una corda robusta perché porto via anche voi con me, donna Francesca. Indietro! Quella lama è troppo piccola. Usate questa. Come uova di piccione. Il vostro promesso ha più denaro che buon gusto, tranne che il patto di sposa. Andiamo presto. Aiuto! Potete togliervi la maschera, Alfiere Contarini. Mi conoscete? Conosco la spada di mio padre. Avete occhi acuti? Non è la prima volta che entrate così in casa nostra. E potrei dimenticare l'uomo che scortò mio padre alla morte. Per il vostro vino. Riempi di nuovo e pagherò tutto io. E ora, se volete seguirmi, vi mostrerò la vostra camera. C'è una porta, una finestra, protetta da sbarre di ferro e una chiave. Per voi? No, per tenere fuori gli intrusi. E ci sarà una sentinella alla porta per vedere che non vi allontaniate troppo. Siete più gentile di quanto mi sarei aspettato da... Un ladro? È una semplice questione di topografia. Se io occupassi una stanza del palazzo del Doge, potrei derubare il tesoro pubblico e farmi chiamare il custode della Repubblica.
Vostro padre e io avevamo prove sufficienti per far impiccare Garbia per tradimento. I suoi sgherri sfortunatamente ci impedirono di raggiungere il Senato. No, non posso credere. Lo so. La verità è più convincente quando esce dalle bocche dei cannoni. Parleremo presto quel linguaggio. Riposate bene. La mossa sta ora al vostro bel principe azzurro. Polo. Questa dama è affidata a te. Per amore di Tina, falle buona guardia. Duro. Sì, Lorenzo. Cambia questi in oro e mandalo agli agenti di Lombardi che stanno acquistando armi a Ferrara. Ci compreremo un arsenale. Lo spero. E adesso scriviamo una lettera a Garbia. Sta bene. Giunta qui questa? Dalla cassetta delle denunce, eccellenza. Chiamate von Storm. Ha fatto il suo primo ed ultimo errore. Questo fiume sarà la sua trappola. E come, eccellenza? Non abbiamo truppe sufficienti a Venezia per sorvegliarne tutta la lunghezza. Una compagnia a cavallo in questo punto e recheremo il riscatto. Incontreremo il ladro in persona. Donna Francesca! Donna Francesca. È domani che Garbia dovrà pagare il vostro riscatto. Ci restituirà uno dei nostri che ha catturato. Sì. Finalmente potrete lasciare la nostra tana e tornare al vostro palazzo. E dall'uomo che finge di vendicare vostro padre. Perché continuate ad offendermi? Non credevo di offendervi dicendo la verità. Ma è questa la verità? Durante questi ultimi giorni, la memoria di mio padre mi ha assillato più che mai. E con il suo ricordo, il dubbio. Il dubbio che mi avete instillato dal primo giorno. Ho capito che voi non siete un ladro. Ora so che voi siete stato fedele a mio padre nelle sue molte vittorie e nella sua ultima sconfitta. E che gli siete fedele persino ora, dopo la sua morte. Vi prego, ditemi, quel che avete detto di Garbia è proprio vero? Sì, è vero. Ma è orribile. E per tutto questo tempo? No, non tornerò mai a lui. Dovete, in gioco la vita di uno dei nostri. Ma come posso, ora che so la verità? Lorenzo, ho paura. Non lasciatemi sola. Dovete aiutarmi, ve ne prego. Non posso, Francesca. Credete che mi sia stato facile prendere questa decisione? Vi giuro che uno è stato il mio pensiero da che siete qui. Se avessi o no il diritto di sacrificarvi alla causa per cui combatto. E io... credevo di avere preso la decisione giusta. Ma ora non so più. So soltanto che vorrei che voi rimaneste qui e non tornaste mai più a lui.
del cambio della ragazza per donna Francesca. Sì, eccellenza. Barattare tutto tranne il proprio cuore. Oggi io so che ha torto. Come potete mandarmi da lui? Alla corte degli angeli il nostro codice è che la vita di uno vale la vita di tutti gli altri messi insieme. Ma voi rischiate la vostra venendo qui? No, ho previsto tutto. Ma anche Garbia, e se potrà, vi catturerà. Quanta paura leggo nei vostri occhi. Solo per voi. Vi tranquillizzerò. Vedete quella torre? C'è Occhiofino lassù. Ci darà l'allarme lui se c'è pericolo. Promettetemi di rimandare il matrimonio. Ogni giorno, ogni ora la nostra forza aumenta. Se mi guarderà negli occhi, non vorrà lui sposarmi più. Oh, lui vorrà. Quel che gli serve è il vostro nome e la lealtà dei seguaci di Disani, non voi. Arriva una barca! Ehi, della barca, avvicinatevi! Siete salva? Sì, salva. Vi terrò vicino a me ora. E questo è il pegno. Sì, ma che sia presto. Thank you.
è che questo ti leverà il freddo dalle ossa. Grazie, Dina. Ne avevo proprio bisogno. E io di te. Che tiro hai fatto a Garbia? Rubargli la fidanzata per salvarmi? Già, non è vero? Beviamo a noi due, Lorenzo. Ai giorni e alle notti che verranno. Oh, Tina, ti hanno frustato. Non ha saputo niente da me, neanche una parola. Ne ero sicuro. Sono felice che tu mi abbia liberata, perché so perché lo hai fatto. Oh, Tina, a tutti che devi la salvezza. Tu ci sei indispensabile qui, capisci? Ma per chiunque avremmo fatto lo stesso. Chiunque? Non sono che questo allora per te? Chiunque? No, no, tu sei mancata a me e a tutti. Abbiamo bisogno di te. E che mi importa degli altri? Credi che per loro mi sarei gettata allo sbaraglio fino ad assaggiare il ferro rovente? Credi che lo abbia fatto per tutti? Ma abbiamo tutti lo stesso scopo e dividiamo vita, progetti, rischi. Io sono tornata da un uomo a cui importa di me come di qualunque altro straccione che lo segue. Oh, ma mi importa di te, Tina. No, non è vero. E in ogni caso non è amore. Il mio amore per te mi ha fatto dimenticare il dolore. Chiamavo il tuo nome invece di pregare. Ma che ne sai tu di tutto questo? L'unica cosa che ti importi è la figlia del tuo ammiraglio. Se n'è andata ora e noi dobbiamo lavorare. Lombardi sta comprando le altre... E che ne compri? E che Garbia vi faccio tutti a pezzi? Tina, per i tuoi compagni, per noi tutti, rimani. Ci occorre il tuo aiuto. Fatti aiutare da quella smorfiosa di Disani! Avendo ricevuto alcune informazioni preziose circa l'identità del ladro di Venezia, e poiché vostro e mio desiderio preservare la pace della Repubblica, ho emanato alcuni editti che serviranno a sventare una volta per sempre queste congiure. Primo, arresto ed esecuzione immediata di tutte le persone sospette. Secondo, richiesta a tutti gli stati vicini di cessare ogni vendita di armi. Non ora, Domenico. Lombardi ci dirà quando è il momento opportuno. Il vostro padrone è veneziano. Ho detto solo quanto offriamo. Ma il denaro è con voi. Lo avrete alla consegna delle armi. I miei inviati hanno fatto fiasco, non vogliono venderci nulla. Pensate che Tina possa aver informato Garbia? No, eccellenza. È risentita contro di me, non contro la causa. Oh. L'oro sarà qui fra due giorni se i nostri corrieri non vengono catturati. Fra due giorni Garbia sarà sposato ed avrà voti sufficienti per farsi eleggere doge. Che possiamo fare per impedirlo? Migliaia sono pronti a seguirci, ma siamo disarmati contro i migliori mercenari d'Europa. Non possiamo sgominarli sparando ducati. Forse c'è un bersaglio che può cadere, se attaccato con proiettili d'oro. Servitemi pure chiunque voi siate. La mia borsa è appesa alla sedia. Vuota però. Sono venuto per parlarvi, non per derubarvi. Ma chi diavolo siete? Per tutti i tuoni di fulmini d'Alemagna. L'alfiere Contarini. Mi lusingate ricordandovi di me. Ricordarvi? Mi avete vinto ai dadi miei ducati e mi avete convinto a non fare il mio dovere. Che cosa vi serve adesso? Il mio sangue? No, parole. Parole? Come viene pagata la vostra truppa? Oh, il ladro di Venezia vuota la borsa di Garbia e così noi non vediamo più un soldo. Capisco. Vedete, il ladro sono io. Oh. Un momento, le mie parole potrebbero valere di più della paga che non ricevete.
E come? Unitevi a noi contro Garbia. Aiutateci a cacciare i traditori dal palazzo ducale e tornerete a casa più ricco di un nababbo. La mia lealtà non è in vendita. Tanto peggio per voi. I vostri leali mercenari saranno attaccati. E i miei soldati vi spediranno dritti all'inferno. Però la vostra borsa rimarrà sempre vuota. Che somma vi è dovuta, capitano? 10, 15, 18.000 e altri 1.000 per il ritardo e con le razioni, il vestiario e l'usura. Se ve ne pagassi 50.000 netti, evitereste di sparare su di noi e ritirereste le vostre truppe? Per la barba del Gran Turco, se lo farei. Conoscete la taverna del Santo all'angolo nord di Piazza San Marco? Il denaro sarà là, dopodomani a mezzogiorno esatto. Io vi crederò quando lo vedrò, molto più di adesso. Eccovene 100 di acconto. D'accordo, ma vi costerà caro se i vostri amici attaccheranno prima che io riceva il resto. Non temete. È meglio che vi accompagni io fuori. Così rimarrete in vita per mantenere la vostra parola. Perché no? Ne ho appena uccisi 3. Uno là fuori e 2 della corte degli angeli. E che angeli grossi che erano. Lasciatemi!